Pensuto. Vai. No. Mamma mia. E chi lo recupera? No. Guardalo lì. Guardalo lì. Amici. Allora. Like. Iscrizione al canale, abbiamo superato finalmente i 900.000. Grazie, grazie. Ne approfitto veramente in maniera veloce. È uscito il bando per l'iscrizione al nostro prossimo viaggio in Giappone nel 2024. Esatto. 30 marzo, 12 aprile, trovate il link in descrizione. Mi raccomando, i posti stanno esaurendo, quindi veloci. Veloci. Dai, dai, dai. Lanciamo la puntata. E dai, dai, dai. Puntata di primo appuntamento. Tan tan tan, solo per oggi le pentole di Mondi al caso. Attenzione. Chi è? Lui è secondo me è Paolo. Guido. Sono Nicola, faccio un lavoro bellissimo, faccio i cartoni animati. Che vuol dire faccio cartoni animati? Cartoni animati. Li disegnerà, credo. Una passione che ho sin da piccolo, nata guardando L'ha incastrato Roger Rabbit. Beh. Che bello, wow, bravissimo. Che bravo, io non riesco a fare neanche il palloncino. Fa ancora con la carta, li muove velocemente, tipo fratelli di Pierro. Che bello. Faccio i cartoni animati e quindi voglio la fiaba del c'era una volta. No, dipende, magari disegni Griffin e vuoi un imperialista incazzoso, che ne sa. È il suo primo appuntamento al buio? Non ne ho avuti altri al buio. Sei qui, immagino che siano andati male i precedenti. Non hanno mai acceso la luce, non vedevo neanche con chi mangiavo, vedi tu. E come mi disegnerebbe a me? Hai detto disegnare? Potrei andare a ballare ogni sera e trovarne una nuova, magari avere nuovi sviluppi interessanti. E perché non lo fai? Rimorchiare è rimorchio. Vuole... È il dopo che... Vuole l'amore. Vuole l'amore. Perché sta disegnando i cartoni, non ha tempo. Se disegna, come cazzo fa andare a ballare? L'importante è che in discoteca li disegni i cartoni, non li pigli. Beh, è giusto. È giusto, è un insegnamento. Non so di cosa sta parlando. Che personaggio potrei essere? Un barista. Beh, beh. Secondo me è il barista. Sì, sì, è già sì, completo. Che fantasia. Non male, che fantasia. Sono barman. Sono barman. Oh mio Dio. Mamma mia, che attimo di panico. Oh mio Dio. Strano però qualcuno di noi non abbia detto sta battuta con me. Stava per arrivare, non ti preoccupare. Lo so. Caricatura, beh, lui è una donna con gli stessi interessi. Ovviamente l'ideale. Quindi deve disegnare? O guardare i cartoni animati. Anche adesso le danno una geometra cagacazzo e volo, veramente. Una volo! Back office, una back office. Una back office. Ah, back office. Back office, front office. Porco zio. Sono Valentina. Ho 36 anni. Dina, Ina, Ina. Questa è... Ma è... È quella di Diablo. No, è Thor. Come si chiama? La figlia sorella di Odino. La porco Dino. La sorella di Thor. Minella, Ela, voilà Ela, voilà Ela. E il mio personaggio è Ela, la sorella di Thor. Ah. Hai visto? Io mi piacciono tanto i cattivi. Perché io purtroppo sono una buona. Vabbè, dai, i villain hanno il loro fatto. Allora, se scritti sì, bene sono interessantissimi. Sì. Sai qual è la squadra di calcio preferita dei cattivi, no, dei cartoni? Non ce la faccio stasera. L'Aston Villa. Ci poteva stare questa. Ho dei problemi, no, però ci poteva stare. Carina, carina, carina. Però... Fuori contesto, non ti è piaciuto? Mi è piaciuta tanto. Ti ringrazio. Sì, 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 sì. Cos'è? No, ma che... Che fai? Che fai nella vita? Insomma, magari occupiamo il tempo e chiacchieriamo. Magari? Come magari? Magari. Cosa vuoi andare lì? Strafogarti come una bestia? E non dire niente. Esatto. What you want now? È Chiara, ah, con Cleo. È la puntata con Cleo. Ma Cleo è andata a prima puntata? Sì, non lo sapevi. Sì. No. Io sono Cleo, ho 25 anni. Beh, lei la conosciamo. Io sono Mila, ho 22 anni, abito anch'io a Milano, ma in un'altra casa e studio fashion design. E siamo sorelle. Siamo sorelle. Ah, ok, la sorella. Un difetto di mia sorella invece è che mi fa notare sempre quando sono in ritardo, quando magari non lo so, mi devo lavare le ascelle. T'annusa? Tua sorella ti deve dire quando lavarti le ascelle. In che senso, scusa? Se lo dimentico. È la prima volta che facciamo un appuntamento 4. Sì. Per ora siete solo in due, magari vi dà un book. Siete amiche? Sì. No, siamo sorelle. Ah, oh, anche amiche. Come sì? Vabbè, sono amiche, scusa. Anche amiche, scusa. Gli ha chiesto, sono amiche, sì. Puoi giusto essere mia sorella e non essere mia amica. Ma esatto. Somiglia un po' a Chiara Ferragni, lei, eh? Beh, oddio. Più alla sorella sì di Chiara Ferragni. La sorella. Valentina. Valentina. Studio a Milano e faccio i mercatini insieme a una mia amica. E anche ho un gruppo musicale. Cioè, li organizzi tu i mercatini? Che bello. Spettacolo. Io da bambina mi facevo più sasco. Sì. Mercatino dei pulci. Mi piace Billie Eilish, occhi azzurri. Mi piace Timothée Chalamet, che ha gli occhi azzurri. Che abbia gli occhi azzurri. Mi sembra di capire così. Mettiti con un husky. Scusami, Ho insegnato per l'asilo. Abbiamo fatto un primo anno cortometraggio su Pinocchio. L'anno dopo siamo andati sulla luna. Non ho ben capito. All'asilo. Sì, vanno sulla luna. Piccoli astronauti crescono. Eh no, probabilmente ha fatto un cartone, ha disegnato un cortometraggio. Cortometraggio, sì, appunto. All'asilo. Un po' piccolo.
Vabbè. Educhiamoli da piccoli. No, ma girare un cortometraggio all'asilo mi sembra un po' eccessivo. Ma sinceramente. Sì, vabbè, prendiamoli da piccoli. È un po' wild come idea. Io l'ho fatto alle superiori e abbiamo trovato difficoltà a farlo, eh. Vabbè, avete imparato a leggere tardi, magari. Fatta la passeggiata sulla Luna, poi siamo finiti fuori rotta e quindi abbiamo dovuto fare il giro nella fascia di asteroidi dove c'era il piccolo principe. Ma glielo deve raccontare tutto? Cioè, metà cortometraggio sul pisolino, praticamente. Guarda lei, guarda, guarda l'occhio. Ora del pisolino metà cortometraggio mi piace. Lo sabato scorso ho fatto i cookies. Ah. Li ha preparati o li ha disegnati o li ha fatti fare ai bambini dell'asilo? Lo fa? Lui sta lanciando cose che fa. Sì, random. Tu che leggi? Io leggo fumetti. Quali? Dylan Dog. Al momento mi sto comprando quelle italiane. Topolino. Ma lei risponde lui subito, io. Ma lei, lei ne ha due palle, sì. È un po' come io davanti al make-up, più o meno la stessa cosa, guarda. Guarda lo scazzo proprio, non gli frega niente. Anche io colleziono statuette. Già me lo vedo, la Madonna di Medjugorje. Non è ancora sdoganato di action statuette. Parliamo in italiano, allora! The action figure. Batman, c'ho Gollum, che parla. Batman, c'ho Gollum. C'ho Gollum che parla. Sneaker. Guarda lei, che cazzo vuoi? C'ha Gollum che parla. Ha detto: sono lì in camera che t***o la prima sera. Mio tesoro! Cioè, ma ti rendi conto? Ma cosa sto guardando? Why did you cry, Sneaker? Why did you cry? Sneaker. Don't cry for me, Argentina. Non è andato benissimo. E siamo passati infatti subito a Sinead O'Connor, che è meglio. Mi chiamo Susanna, ho 21 anni e vengo da Vicenza. Ciao Susanna. Ciao Susi. Io faccio musica. Dammi rose rosse a tempo con i nei. Mi piace. Rose rosse a tempo con i nei. Vabbè, non importa, però cantava bene. Is the new Carmen Consoli. Diciamo che forse deve scrivere qualcun altro. Se sei profane! Con i miei. Ah. Con i miei? Ah, io ho capito, con i nei. Mila. Con Mila me la vedo molto bene la situation. Piacere. Susanna. Mila. Io Cleo. Panico. Che ci diciamo? E adesso silenzio imbarazzante. Principalmente studio psicologia, poi sto facendo musica e spero che vada bene quello. Che sfizio. Che sfizio, non l'avevo mai sentito. Che sfizio. Che sfizio. Mi chiamo Carlo, ho 23 anni, vengo da Varese, sono uno studente di giurisprudenza e posso essere considerato anche un TikToker. Ok. Che c'è? Attualmente sono a Sofia, in Bulgaria. È il mio secondo Erasmus. Wow. Che guarda caso l'Erasmus va a fare in Bulgaria. Amo, l'università l'ho fatta 15 anni prima di te, però, dai. Tenendo questo stile di vita è difficile trovare una ragazza che voglia impegnarsi seriamente anche. Pronto per fidanzarsi lui. Sì, lo vedo al posto giusto, sì. Oddio, a meno che non andiate insieme, la vedo un po' dura la situazione. Però adesso mi piacerebbe avere un rapporto più stabile. Ah, lui dice basta, quindi. Certo. Ciao. Ciao. Vabbè, piacere. Quanti siamo? Vabbè, sta succedendo. Però io sono un po' spiazzato. Siamo in tre. Tutte per te. Siete entrate per me? L'ha detto tutte e tre per lui. No, perché sai, Mila gli ha detto siamo qua tutti. Perché per sono te. Abituato in Erasmus a in Bulgaria, che solitamente si usa così. Si usa così. Al bancone quando arrivo di solito è così. Sì. Vabbè, dai, io più o meno ho capito gli accoppiamenti, secondo me. Dai. Cioè, anche tu? Vabbè, ok. Cioè, quali sono? E lui dice, mi spiegate anche a me, ci sono anche io qua. Gli uomini siamo incredibili. Bravo. Ce n'era uno col c***o lì. È giusto, è giusto. Siamo non veramente nulla, mononeuroni. Non dà nulla per scontato. Che bello, madonna, siamo veramente di una tonteria. Forse Carlo è un tantino in difficoltà in questo momento. Quindi? Chissà se anche Valentina vorrebbe avere un supporto. Questa ne ha due palle. Ma due palle ne ha veramente. Lui continua il suo show personale. Sì, questo va così. Lui è Max Angioni, sì, lui continua. Io non ci riesco. Bravo amore, vedi perché ti amo. Nella prossima puntata. Sì, ma ci ho dovuto pensare fortissimo. Nella prossima puntata insegniamo anche Vola Gigino e Vola Gigetto. Non lo so. Ah, questo è il mio Halloween. Ah, ecco. Passa da un discorso all'altro, lui senza un filo logico. Lui ha voglia di raccontare.
cose su di lui. Ma sono a Venezia. Ancora? Ma sono alla mostra. Mi potete scrivere tutte le foto? Sì. Mamma mia lei. Se Nicola è partito con il piede decisamente sbagliato perché non fa nessuna domanda a Valentina, lei deve pure fingere di essere interessata. Che bravo, che bravo. Eh sì, siete qua per incontrare lo stesso ragazzo? Eh no, se no lei rimane da sola poi. Scusate. Raga, però è vero che metti un uomo in mezzo delle donne, siamo sempre più tonti. Mi ricorda, cioè, quell'appuntamento dove c'è il nonnino che non capisce che la nipote. Ti ricordi? Mamma mia, sì. Sì, sì, però il nonnino. Sì, però il nonnino. Lo comprendo, il nonnino. Dai. Ma dai. Qua è un po' più grave, sì, effettivamente. C'ha 23 anni. Bello sveglio, Carlo. Sì. Mi sono sempre piaciute le ragazze un po' più elegantine. Però devo dire che ultimamente sto iniziando a buttare l'occhio anche su quelle magari un po' più. Un po' più marcette. Sì, sì, sì. Voglio sapere che termina, che termine userà lui adesso. Scuotersi. No, dire alternative. Più alternative. Ste cose le sento lontano un miglio. Perché tanto quelle sono le quattro parole del vocabolario, dai. Io non bevendo non lo so. Acqua, te. Vabbè, ti è girato proprio così. Se. Non l'avrà pensato, spero. Mi segua, signorina. Certo mi guardava a me, pensavo io. Mi segua, signorina. Lui aveva paura di uscire col metro, secondo me, a un certo punto. Le ha pensate tutte. L'ho visto proprio spaesatissimo. Lui ha realizzato adesso che era un appuntamento tra loro due. Sì. Ah, perché tua sorella sia maschio che femmina, andava bene? Sì, anche io. Ha capito adesso. Sì, ha dovuto anche chiederlo. Cioè, si potrebbe arrivare anche al punto in cui neanche si chiede più. Esatto. Credo che si possa fare. So step. Si dovrebbe. No, ma ci può anche stare che tu sia spiazzato quando arrivi lì. Però quando oramai la coppia è formata, cioè secondo me la domanda è superflua, esatto. Capisci? Ah, perché tua sorella sia maschio che femmina, andava bene? Sì, anche io. È per quello che non lo sapevamo. No, io ci ho messo un po' a capire. Abbiamo notato. Vabbè, ce ne siamo accorti. Cerco di stare un po' lontana dalle cose che creano un po' di dipendenza. Anche se sono dipendente dai dolci, quindi vabbè. No, io. Fai serata in torteria. Ma no, non sarebbe la mia serata ideale. Ah, Rivoli. Porca troia. Rivoli, l'Eff si chiama. È bellissimo. Andrò lì a cercare degli altri. Gli altri pazzi drogati di dolci. No. Vi beccate là fuori col cappuccio. Con la fetta così. E anche Valentina questa sera sembra aver bisogno di supporto. Tanto che sta chiamando un'amica per confrontarsi. Minchia, vieni mi a prendere. Ma ha fatto la. Allora buffato. Io sto parlando poco, però vabbè. Io buon come cimpa. Porca puttana. Adesso cerco di parlare un po' pure io. Gli dico qualcosa pure io. Sì, vabbè, ma tanto ti è già scesa. Trovarsi al tavolo con un perfetto sconosciuto non è semplice per nessuno. Guarda lui che cerca già, si sta preparando le foto. Con Madonna, la sua cover al libro. Madonna, la cover. Ragazzi, possiamo dire che la cover al libro non si può vedere. Sì, veramente. Ma neanche, sugli anziani. Comodissimo. Cioè, per favore. Sono Michele, vengo da Piacenza e ho 53 anni. Ciao, Michele. Okay. Vivo da solo, ma non da solo. Da solo. Nel senso che vivo con una cagnolina. Si chiama Rina. A me piace viaggiare da solo. Solo? Da una consapevolezza, La consapevolezza! Già mi sta simpatico, vai. E a 200 metri da casa sono caduto con lo scooter. Ma cazzo! E ho preso una botta alla schiena che ho lesionato le vertebre. Porca miseria. Cioè, praticamente era arrivato a casa. Pazzesco. Certo. E viaggiare da solo anche. Mica viaggiare da solo... Crasta, cioè ormai a livello di casa ci sono un botto di robe ormai. Sì, anche le cucine le fanno su misura. Un botto di robe sì. Ormai quando tutto... sei fuori invece non hai quelle comodità. No, però fuori, infatti... cavolo, già solo San Pietrini. Ma l'ha detto, il fattore di sapere che può andare a viaggiare da solo lo aiuta, quindi mentalmente si vede. Porca miseria, bravissimo. Sono Sabrina, ho 53 anni, vengo da Genova. Ciao Sabrina. Nella vita ho sempre fatto l'imprenditrice, anche se adesso è qualche anno che sono ferma. Digitale o no? Qui. Stanze. Va meno male che tu sei simpaticissima, quindi mi metti a mio agio. È vero, lui è brillantissimo. Sì. Ma già qualcuno che ti guarda e ti sorride è già a metà dell'opera. Sì, no. È vero. Oddio quello. Che è successo? È arrabbiatissimo. Non gli ha portato il primo. È martufello quello, i capelli lunghi. Martufello. Martufello. Voglio prendere solo una cosa io. Solo una portata? Sì. Perché? Io voglio mangiare tutto. Ma io non capisco cosa dicono, ma come mangio col sonar? Quando sono agitata in generale mi si chiude lo stomaco, quindi non riesco a mangiare. È troppo agitata. Sono ansiosa, questo sì. Ma sei tu, Cleo? Non vuoi nemmeno dividere un antipasto?
E... gli ordiniamo l'antipasto come se avessimo preso in due. Sì. Poi al limite lo mangio io da solo. Esatto. Andrà a finire così. Che mi piace, boh, spirito di iniziativa, sì. Bravo. Io il tratto che dico è gli occhi azzurri. Sempre, sia nei ragazzi che nelle ragazze. Pare di averli. L'ultima volta che ho guardato erano azzurri. Sfizioso. Sfizioso. Secondo me lei, la sorella, è una di quelle ragazze, quelle persone che ogni tot mesi ha la parola che usa sempre. Sempre. Poi la cambia. Sì. E su ogni cosa è sfizioso. Sì, come eravamo noi a 14 anni. Sì. Anche adesso. So che c'è scritto vegano. Fantastico, era quello che volevo prendere. Non sta male. Beh, top, benissimo. Fantastico. Possono comunicare con altre parole o sì, top, bellissimo, adoro, wow. A parole, devi mettere insieme tu. Ma mettete sfizioso almeno, faccia più no, ride. Vabbè, ma cioè io sto male, io basita. Cioè, no, ma top. Ma che, però non puoi neanche dire un cazzo perché sennò ti dicono che non ti va bene niente, che però mamma. Ma dai, almeno lei è tranquilla. Sì. Ma no, mica dico che è antipatica, io parlo del linguaggio. Vegetariana da quando andavo alle medie. Oddio, scusa. Ah, scusa. Che è successo? Accaduto. Sei incricata? Bene, ogni tanto mi parte di brutto. Ma che cosa? L'orecchio? Ah, fischio. Il rutto. Beh. E quando sono un po' sotto pressione, pam, parte sto fischio potentissimo all'orecchio. Scusa. Beh, lo tratta come una cosa normalissima. Sì, perché questo fischio è un po' sfizioso. Fatti vedere, però. Cioè. Ah, per un attimo ho pensato. Vabbè. Cosa hai pensato? Ho pensato. Mamma mia. E chi lo recupera? No. Guardalo lì. A molle stasera. Non mamma mia. Fermate il collo ogni volta. Che pudino. Che altro che fischio. Mi si deve tirare su occhio. Vai verso il divano. Aiutati col divano. Guarda che mobilità di schiena. Guarda. Bellissima. Che roba. Ma sempre non avete visto una. Vabbè. È nato. Madonna, che roba. Si può fare. Totale, perché a me succederanno altre cose strane, tipo mordermi la lingua mentre mangio. Totale. Totale. Io definirei brava a flirtare, perché no, però cioè è un po' cringe, però. Ma che cazzo? Non sento. Io sento, il problema è quello che sento. Sento Gesù. Il problema è quando non senti, pure quando senti. Ma quando sento delle castronerie. No, vabbè, cioè, troppo io cringe totale, palese, top. Che cos'è? Scarabeo? Componiamo delle cazzo di frasi con delle parole buttate a cazzo di cane su una tabella. Io sentivo solo dei respiri qua. Sentivo. Sto partendo. Infatti, lo capisco sempre quando parte. Va bene tutto, però. Devo dirti che è una texture della pelle che è fenomenale. E guarda anche lei che giustamente ogni cazzo dice. No, comunque è un bellissimo pattern. Pattern. Un bellissimo. Non riesci neanche a dirlo. No. Sì. Ci sta. E via, l'abbiamo perso di nuovo. Hai una texture della testa bellissima. Da qua si vede meglio, tra l'altro. Si vede la... Tutti i denti. Occhio. Occhio. Che texture. Salviamo il salvabile. Minchia, lo stiamo perdendo veramente. Madonna. Sempre con più difficoltà. Sembravi un viewster che spuntava dalla scrivania. No, quando ti esce dalla busta. Quelli lì in America. Sì, quelli per strada della pubblicità. Devo dirti un segreto. Mi scappa la cacca. Io sudo quando sono agitata. Ah, suda. Come è venuto il ciclo oggi? Che stiamo parlando qua? Cioè, non so perché te l'ho detto. No, ma sto amando. Amanda! Ma adesso si parla così, eh. Però sai che... Io sono vecchio, va bene. Nel non capire, cioè capisco, però va bene, nel cringiare per queste parole. Però è bello che sembrava che sono qua dietro alla panchina. Sì, quello sì. Sono bella appuntamento. Sono molto, molto spontaneo. Sì, sono d'accordo. Oh, mi fa stravitere perché l'ho detto, cioè... Mille Susanna. Io sono come quello dietro. Lui le sta seguendo e non sta capendo un cazzo. Sono come quello dietro. Sì. Stanno scoprendo di avere molte cose in comune. La situa mi sembra sotto controllo. Montro. E questo è la prima più volta cringe. In 6 anni che mi fa ridere. No. Questo è ancora più cringe, secondo me. Sì, però perché così? Perché? Ah, già perché? Raccontavi. Non mi stai dicendo niente di te.
parlando solo io. Vabbè, io ho una storia complicata, diciamo. Io, vabbè, sono stata anche sposata. Ce la scopriamo al dolce. Diciamo che la mia ultima storia non è stata molto, molto positiva. Roba del tipo che mi chiudeva in casa. Madonna, santo. Non ero capace di stare con me stessa. Avevo bisogno di una presenza. E pur di non perdere questa presenza, ero disposta a tutto. E questo non va bene. Cavolo, che roba. Dillo. Il brutto è stato scoprirlo veramente al dolce, come ha detto Luca. Sì. Perché esatto. Non è riuscito a dire talmente niente. Io vedo che parlano. Mi fa segno di andare in bagno. È arrivato quel momento. Il bello di fare un doppio primo appuntamento tra sorelle è che sei sempre. Ma come sbadigliava quello dietro? Com'era, scusa? L'alieno di Men in Black. Che Edgar Abito. Edgar Abito. Però parlando, tipo, comunque lui studia giurisprudenza, quindi anche lui vede le regole del delitto. Oh, è già qua. Vabbè, allora. Ma lei sono io. Sì. Vabbè, visto che le sorelle sono a confrontarsi in bagno, io intanto mi confronto con te, no? Ma lei è ubriaca d'elio. Ci sta ridendo da 6 ore e mezza. Cioè, incredibile. È incredibile. È ubriachissima d'elio. Cioè, ride da paura. Ma poi continua a dire che è un giovinello. Ma di brutto. Ma tu sei tipo stra discoteca, vero? Si vede? Da come tiene il bicchiere direi di sì. Sarà la camicia bianca. Brava. Boom. Ok. No, vabbè, sciocco basita io. Oddio. Non io che esco dal bagno e vi becco assieme. Bob. Troppo noi. Mamma mia. Basta, beh, no, siamo vecchi. Ma lo so, ma l'ho siamo già detto. Vecchi. Ma certo, certo. Dopo. Però anche se sono vecchio mi può far cagare ugualmente come sì. Parlano. Chi si diverte a fare le stories insieme? Ciao. Primo appuntamento check. Ecco. Primo appuntamento check. Primo appuntamento check. Dagli l'intonazione. Madonna, una tormenta mi è arrivata sull'orecchio. Non mollare. Non mollare. Primo appuntamento check. Non sono le parole a volte. È proprio l'intonazione. Basta, tutte uguali. Ciò che questa sera rende magica l'atmosfera è la speranza che hanno tutti i nostri single. Madonna lei. In che rapporti sei con Thor? Con Thor. L'ho visto l'altro giorno, tutto a posto. Due pinte insieme. Ma non ti piace il personaggio o non ti piace come mi sta? Cioè, praticamente lei è passato tutta la cena a dire che bello alle sue cose, nonostante facessero cagare, magari, a lei. Mentre lei adesso gli fa vedere una cosa che interessa a lei. È schifatissimo. La serata è stata piacevole perché abbiamo parlato di tante cose che piacciono ad entrambi. Al quarto bicchiere dovevi fermarti, però, figlia mia. Io ti voglio embriaca, bene, però sta embriaca di brutto. Eccomi qua, vi lascio il conto. Se vuoi te li disegno i soldi. Conversazione costruttiva. Ah sì? Cazzo, ma non c'è stata la costruzione. Volete rivedervi? Vai. Quindi io voglio sempre vedere e rivedere. In generale. Che risposta? Lui dà sempre una seconda uscita. Ci può stare. E tu voglio sempre rivedere la risposta che dai a tutto. Sì. Esattamente. Così. Non ti ho conosciuto abbastanza. Ovviamente. Da poter decidere altro. Ho viaggiato spesso da solo. Ah, ecco. Anche adesso hai voglia di viaggiare, sì. Sì, sì. Viaggiate insieme, vi prego. Io sto molto bene adesso, con la mia testa. Mi sembra molto forte, sei... Non lo so. Nel senso che quando succedono certe cose... Comunque si può avere dei bei discorsi. Sì, infatti su la vita. Sì, infatti se uno vuole, riesce. Sì. Se l'obiettivo è andare a prendere un pugno in testa, anche no. Però se l'obiettivo è viaggiare o conoscere Sabrina... Ecco, vedi. Lui è un patatone, proprio. Sì. Ma anche lei è dolcissima. Sì, anche lei. Boh, cioè nel senso, adoro. Io cioè nel senso, adoro. Che cosa? No, non è vero. Te lo giuro, no, non è vero. Te lo giuro, amo. Sono conosciute mezz'ora fa, te lo giuro, amo. Ma in realtà io credo di usarlo più con le persone che non conosco che con quelle che conosco. È tipo... quasi un intercalare tipo zio. Sì, esatto. Ho proprio notato che devo spiegare delle cose in più, per esempio, quando sto con un uomo rispetto a quando sto con una donna. Beh, non fatti qua a crederlo, onestamente. Beh, i neuroni sono quelli. Questo ci vuole autocritica, ragazzi. Siamo un po' più semplici. Sì. È vero. Io non dico niente. No, è vero. Però almeno lo sai fare, io non riesco a farlo. Davvero provare quello che dice. Me la polso. Troppe seghe, eh. Beh, fa male di 25. No, è il padel. No, le seghe.
Mi sono ritrovata molto spesso in passato a disdire feste, compleanni, cene, ritrovi, perché mi saliva l'ansia. Ma io sono lei! Ma io sono lei! Ma è pazzesco! Ha incuti timore? Sì, mi dicono così. Ma io sono lei! Ho mai tradito? Sì. E ne vado fiero. Quasi tutte le ragazze che ho avuto. Benissimo. Ah, no, solo una volta. Quindi l'importante è la costanza. Costanza forse era la sua ex fidanzata che ha cornificato. Non hai tradito, di la verità. No, no, ho tradito ma non là. Non in Erasmus, cioè scusa, lui ha tradito qua, è partito per... Era single quando è partito. Cazzo, allora invece di andare in Bulgaria potevi andare a Cecina, era la stessa cosa, scusami. Però nel momento in cui tradisco è perché so che la relazione è già finita. Allora chiudi. Però capito. Com'è? Bene, tu. Sì. Credo spero, che, almeno qui. Spero, perché veramente... Sei proprio una persona molto, molto simpatica e una persona speciale. Io ti rivedrei volentieri, però come amico. Si è spezzato il cuore. La reazione era finita. Io ero via in vacanza. Lei pure, ci saremmo rivisti dopo un mese. Lasciare per telefono, come puoi lasciare per telefono? Magari dopo anche più di un anno. Certo. Beh, tradiamola allora, è più... È meglio. Meglio che telefonare, scusa. L'importante è... Sei stato pure amante. Ieri. Magari il fatto che vado in discoteca, mi ubriaco, ho tradito le mie ex ragazze e settimana scorsa sono stato con un'altra. Beh, una bellissima presentazione. Non ha aiutato. Diciamo che dirlo. Forse elencato così uno dietro l'altro non è che sia un quadretto. Però, è una bella bomba. Per carità di Dio, eh. Comunque mi ha incuriosito, quindi direi... Conosciamo meglio questa Cleo. Lei non la vedo molto convinta. Ma neanche lui, l'ha detto solo per circostanze. Sì. Tu mi dici sì? Sì. Per conoscerti meglio e capirti di più. Sì. Sì, di circostanza, secondo me. Sì, è un sì. Così. Okay. Cosa sta succedendo? Ma come la mano? Che cazzo ho appena visto? Lei ha cringiato tantissimo. Il tuo palato, diciamo che non è proprio... Ma poi io non sento nessun odore. Mai. Cioè, quindi lei può tranquillamente non lavarsi le ascelle. Ma che scorreggiare sotto le coperte. Cioè, io non ho mai sentito l'odore delle cimici, tipo. Ma... Neanch'io. Allora, è una cagata. La dovete smettere con sta roba delle cimici. Puzzano se le schiacci. Voi siete fuori. Ma è vero, io sono andata ad annusarla, ma non sa di niente. Giuro, è l'unico insetto che non mi fa schifo. E quando ne trovo uno in casa, io le prendo con le mani. Senti, io riesco e le butto togli, fuori. Sì. Mi sembra maschilista che uno dei due paga il conto, anche se siamo due ragazze. Dico. Perché siamo senza pagare? Che cazzo vuol dire? Mandragata! Ah, ma farebbe piacere rivederti. Ok. Era tipo, sì, però se tu nuovo c'è un flop. Quindi ok, anche per me. È finita, beh, è finita. No, no, ma che sì, bro, però flop. Cos'è che ha detto? Non cioè, era... Non tornare indietro, io non ho capito. Cioè, era tipo... Boh. Però scusate, non è che sono io che sono vecchio, no, è che veramente è un modo di parlare di cazzo di culo. Sì, cioè, sì. Perché veramente. No, fammelo risentire. Era tipo, sì, però se tu nuovo, c'è un flop. Quindi. Sì, bro, se tu vuoi. Era un flop. O magari era un flop. E non sapeva come prenderla. I trend li facciamo poi un'altra volta, non me ne frega un cazzo. Cioè, la critica la puoi muovere anche al linguaggio degli anni 90, se esasperato. O al linguaggio che avevano i nostri genitori ai loro tempi. Perché lì c'erano termini. Ma non è quello il discorso. È che se tu mi metti lo slang all'interno di un discorso di senso compiuto, non c'è nessun problema. Mettimi il bro, mettimi il flop, il blob, il cazzo, il cool. Metti quello che vuoi, ma deve avere un senso compiuto. Ma non che parli, che ore sono? No, cioè, io sciocco basita blo, troppo flop top totale, palese. Ma che cazzo vuol dire? Non c'entra niente lo slang. C'entra che non sai mettere delle parole di senso compiuto una dietro all'altra. Boh, stop. Non è lo slang perché sei boomer. È perché non si capisce un cazzo. Va. Chiusura perfetta. Scusami. No, ma che carine. Timidissime. Ma giusto. Ma è la cosa più sensata. Valentina ha capito che con Nicola può esserci solo un rapporto di amicizia. Nicola, tra un cartone animato e l'altro, è ancora alla ricerca della sua Jessica Rabbit. Valentina è ancora single, ma spera ancora di trovare qualcuno che si innamori di lei e che sappia apprezzare anche Ela, il suo personaggio. Michele e Sabrina sono diventati buoni amici. Si sentono molto spesso e hanno in programma di vedersi presto. Entrambi porteranno questa serata nel cuore per molto tempo. Sono ancora alla ricerca della loro anima gemella. Vabbè, almeno amici, dai. Magari lo capiranno che sono loro la loro anima gemella. Esatto. Mila e Susanna hanno continuato a frequentarsi in modo troppo top. Mila ha proposto a Susanna di iniziare una relazione poliamorosa.
poliamorosa. Ma Susanna, scioccobasita, non si è sentita pronta. E quindi hanno deciso di restare amiche. Troppo power. Mila ora sta frequentando un ragazzo, ma non vuole definire il loro rapporto. Susanna si è fidanzata con un compagno di università e... Pensate, amo, è innamoratissima. Lady però. Non ho capito un cazzo. Per Claire e Carlo non c'è stato un secondo appuntamento. Carlo è tornato in Bulgaria per terminare gli studi. Là ha conosciuto una ragazza tramite Tinder ed è nato un nuovo grande amore. A breve spera di poter tornare in Italia insieme a lei. Certo. Cleo è ancora single, si sta dedicando totalmente al suo lavoro e continua a sperare di incontrare finalmente il suo principe o principessa con gli occhi azzurri. Ma che robe meravigliose. Non io che avevo capito subito tutto.